tue labbra, puoi spedirle a un indirizzo nuovo. E la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, balla bene di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. E rieccoci, rieccoci ancora in diretta, 18 e 24, è arrivato il mio primo ospite, gli avevo detto 18 e 35, 18 e 40, si è presentato molto prima perché aveva voglia di venire ai microfoni di Radio CRT. Benvenuto Gerardo Morena. Grazie, grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, io sulle domande che mi sono preparato, che poi ci siamo preparati un po' con la redazione, avevo messo 40-50 anni di attività, però poi ho detto ma... 50 anni poi veramente viene col bastone vecchietto, quindi diciamo che iniziamo facendoti un augurio. Grazie. Quest'anno festeggi 30 anni di attività. Quest'anno sono giusto 30 anni di attività, quindi non sono 40, però 30. Anzi, sì. Di attività, però dico di professione, perché fare il fotografo è una professione. Sì, diciamo di sì, è una professione, anche se oggi forse è diventata una cosa molto molto più facile. Ci arriveremo su questa cosa, perché tra gli smartphone, social, quindi esatto. Oggi diciamo che pure io faccio un po' il fotografo, quindi male, però lo faccio. In questi decenni com'è cambiato il mondo della fotografia? 30 anni indietro stavamo nell'80, quindi tantissimo, 90. Tantissimo. Allora io ti porto la mia esperienza personale, cioè praticamente io quando ho iniziato il concetto del fotografo, della figura del fotografo, quindi dello studio fotografico, era praticamente tutt'altra cosa. Ma già partendo dal locale, a parte l'esercitare la professione, come dici tu, già partendo dal locale, era un vero e proprio, tra virgolette, sgabuzzino buio. No, a parte questo, sì, perché... si tiravano dall'acqua, sì, se non erro. Sì, 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 ci facevamo noi le stampe in bianco e nero soprattutto, però era una vera e propria bottega, tra virgolette, dove praticamente si aveva a contatto con tantissimi clienti, non solo per quanto riguarda il cerimoniale, quindi per i servizi che tu offrivi, ma bensì per la vendita di tanti prodotti che oggi non sanno nemmeno la nuova... Gerardo, ci racconti un matrimonio da come partivi del 90, di 30 anni indietro, per andare a fare un matrimonio a confronto a quelli che si fanno oggi? A parte l'attrezzatura, che era praticamente tutt'altra cosa, era completamente diversa. Si lavorava solo sulla foto, anche sui video? No, allora era soltanto, praticamente il fotografo, diciamo, di quegli anni, il suo compito era quello semplicemente di realizzare gli scatti, perché poi il tutto veniva lavorato in un laboratorio professionale, il quale serviva a tutti i fotografi. Non è come oggi, dove tu, oltre a realizzare gli scatti, poi il laboratorio te lo fai praticamente a casa con la post-produzione. Quindi oggi hai, diciamo, il quadro completo di tutto quello che fai, mentre prima era vincolato semplicemente agli scatti e poi sperare di trovare un bravo stampatore in laboratorio che ti facesse arrivare a casa un buon prodotto. Esisteva solo l'album. Esisteva solo l'album in bianco e nero, no, in bianco, cioè, a colore già negli anni 90, sì, più o meno sì, era sì, già... Sì. C'era già il colore, sì, assolutamente sì. Per i video partiamo praticamente da sistemi ormai obsoleti, e quindi, eppure in quel caso naturalmente tu, una volta realizzata la cassetta, la famosa cassetta, tu la portavi in centri che facevano dei montaggi video.
naturalmente con il sistema analogico. Sulle fotografie che uscivano quel tempo non ci potevi mettere mani. No, quindi quelle erano. Appunto quello che ti dicevo. Quindi ti facevi la croce ogni volta. Tu ti facevi la croce praticamente con la speranza di trovare dall'altra parte chi lavorava nel laboratorio, di trovare un buon stampatore, quindi che ti facesse arrivare un buon prodotto a casa. Ahimè, tante volte questo non succedeva. Quindi sono volati i bastoni dietro. E poi naturalmente ti mandavi il lavoro con la speranza che con più volte poi arrivasse un buon prodotto. Oggi invece è diverso, perché tu riesci a gestire tutto facendo una post-produzione propria e poi naturalmente mandi il prodotto finale in laboratorio e poi il prodotto naturalmente è quello che tu hai mandato. Noi continuiamo con Gerardo Morena a raccontare il mondo della fotografia anche arrivando ai giorni nostri. Nel frattempo io vi lancio Daniele Ronda con I Tre Corsari. Corsari sulle rotaie, dentro quel treno del venerdì sera, più o meno tutti venuti dal fango per imparare a star sulla strada. Qualcuno ha studiato perché lo doveva, qualcuno ha comprato cravatta e giornale, qualcuno ha provato a indossare la divisa ed ha imparato soltanto a sparare. Tre deficienti che si specchiano al fiume, lì per rubargli soltanto un riflesso, ma non si dimentica l'acqua di casa, per quanto la odi ti manca lo stesso. Qualcuno ha sfilato per una bandiera, un altro ha venduto se stesso e il suo cuore, qualcuno ha stanato, inseguito e sparato, ma poi si è voltato e a scappare era lui. Adesso che votano, guidano e fumano e non hanno ritardi da giustificare, si sentono padroni di quel pezzo di ombra tra il marciapiede e il Don de Milan. E forse per noi è una chiesa troppo grande, e forse per entrarci quel che sei non basterà, e bisognerà imparare una preghiera complicata, e bisognerà imparare una preghiera di città. Questa bella madunina che non brilla più da un po', troppo stanca per ridarmi la fiducia che non ho, che non ho più, che non ho più, che non ho più, che non ho più, che non ho più. E così è andata come è andata, o forse come doveva andare. Tre uomini, cuori, tre poveri illusi, tre vite incrociate su trame a cucire, e adesso che sanno cos'è una prigione, e il buio e il silenzio non li fan più dormire, fanno un brindisi alla buona condotta tra il marciapiede e il Don de Milan. Ed ora è tutta nostra quella chiesa troppo grande, e finalmente per entrarci basterà quello che sei, quella preghiera che ricordi al tuo santo in paradiso, una candela a San Vittore per non rivederlo più. E sta bella madunina che ora brilla ancora un po', ha la forza per ridarmi la fiducia che non ho, che non ho più.
Era il nostro grandissimo amico Daniele Ronda. In studio ancora con me Gerardo Morena, stiamo raccontando un po' il mondo della fotografia, come è cambiato e come cambierà, perché cambierà ancora di più. Gerardo, ti chiedo, con l'avvento di smartphone, social, si è dato una nuova importanza al mondo della fotografia, dello scatto in particolare? Prima si sviluppava tutto il rullino, come dicevamo prima, ti facevi la croce, andavi là, spendevi quelle 20.000 lire di una volta, e mi ricordo quando ero bambino, sì, che usciva una tagliata, una... Sì. Oggi viene richiusa tutto in cartelle sui computer. Cosa è successo? Era meglio prima o oggi? Oppure il rullino che si iniziava a Natale per poi finirlo il Natale successivo. Sì, perché poi non potevi andarlo a sviluppare. Naturalmente si contavano le foto che si andavano a fare. Naturalmente, o la vecchia Polaroid che usciva la foto da sotto. A parte questo, però con il rullino tu ci mettevi un rullino da 24 o 36 pose, doveva bastare per il Natale, per il Carnevale, per Pasqua, per l'apertura dell'uovo di Pasqua, per le vacanze, e poi all'altro Natale si stava. Comunque no, a parte gli scherzi... Credo, non me ne voglia nessuno, però sicuramente meglio prima. Sicuramente meglio prima. Perché si scattava pochissimo, però quei pochissimi scatti tu li avevi sicuramente e li avrai, come mi dicevi pure tu prima, sicuramente ancora ben custoditi anche oggi. Perché venivano messi su carta. Oggi si fanno migliaia di fotografie, però, ahimè, nessuno stampa più e questi ricordi restano in un cellulare, in un hard disk, che poi tantissime volte, non so se capita solo a me, però... Le perdi. E naturalmente non ti resta più. Noi non perdiamo solo le foto, noi perdiamo anche i video a volte. Facciamo le registrazioni e poi le perdiamo. E quindi, e questo... solo per raccontarlo poi a quello che il signor, rifacciamo l'intervista che l'abbiamo perso, quindi questo è grave. Questo è un mio terrore, sinceramente, che ho per quanto riguarda questo lavoro. Difatti i lavori, naturalmente, non so dove copiarli prima, perché ho 5-6 hard disk per una questione proprio di paura di perdere qualcosa. Hai tempi di... sono usciti molti fotografi anche un po' sulla situazione social, a volte escono fotografi proprio dai cellulari, il mondo alla rovescia, diciamo, senza più. Io penso che quando non ti chiedo come hai imparato a fare le foto e dove, c'era un minimo di scuola prima di partire su... Assolutamente sì, un minimo di scuola e diciamo anche un minimo di esperienza fatta naturalmente con fotografi che avevano già... Ti riporto indietro, come è nato Gerardo Morena da fotografo? Allora, innanzitutto con una preparazione fatta con una scuola e poi venivo naturalmente con un'esperienza con un altro fotografo che aveva già tutta una sua storia davanti. Naturalmente esperienza fatta sul campo. Quindi diciamo a culo e camicia, diciamo, gli hai fatto le scarpe dopo? No, no, questo no, perché allora credo regnava ancora un poco di... è brutta dirla, però è un poco di buona educazione, cose che oggi forse, ahimè... Sono cambiati i tempi. Quanto è difficile oggi essere un buon fotografo? Perché scelgono Gerardo Morena nelle loro feste? Credo, a parte secondo me l'esperienza che sicuramente porta ognuno in ogni campo a maturare, quindi l'essere seri, presentarti in modo serio, ragionare in modo serio, affrontare... Io parlo naturalmente nel mio settore, quindi ti trovi per la maggior parte delle volte in cerimonie importanti per una coppia, quindi naturalmente parli di matrimoni. Specialmente per la sposa. Devi essere naturalmente, e poi la figura del fotografo è quello che regge un poco tutta la giornata, quindi... È,